È da tempo che pensavo a una nuova rubrica e oggi voglio farne l'episodio pilota. Vediamo come va. Da dove nasce questa idea? Io viaggio parecchio e vorrei raccontarvi un pochettino dei miei viaggi. Tuttavia, la maggior parte dei viaggi che faccio sono di lavoro e io in questo canale non voglio parlare del mio lavoro. Per tanti motivi è uno dei tanti perché quello che faccio su YouTube è una fonte di divertimento. Seppur io adoro il mio lavoro, non è che io mi diverta. Inoltre, i vlog che si trovano su internet dei viaggi mi annoiano. Mi annoia vederli e quindi perché qualcuno dovrebbe guardare i miei. Ecco perché quando viaggio non faccio riprese. Quindi, come faccio a unire i miei viaggi, l'informatica e anche un po' di fantascienza? Semplice. Per ogni stato del mondo, qual è stato il contributo di questo stato nel mondo dell'informatica? Per vederla da un punto di vista puramente fantascientifico, se questo stato non ci fosse stato, non fosse esistito, come sarebbe il mondo dell'informatica oggi? E quindi, prendendo spunto da Fun with Flag di Sheldon Cooper e anche da un episodio di Star Trek Voyager, inauguro questo format che ancora non ha un nome. Suggeritemi qualcosa qui sotto nei commenti e se va bene, non solo userò i vostri suggerimenti, ma farò anche altri episodi di questo tipo in futuro. E perché non iniziare con l'ultimo stato che ho visitato? A inizio ottobre di quest'anno sono stato per quasi una settimana in Marocco, in particolare a Marrakech. Il video sarà diviso in due parti. La prima parte, quale contributo ha portato il Marocco al mondo dell'informatica e quindi come sarebbe stato l'informatica senza il Marocco. E poi alla fine faccio qualche considerazione personale su quella che è stata la mia esperienza in Marocco, però magari senza entrare troppo nel dettaglio, o meglio senza dilungarmi troppo, perché alla fine è un video così estemporaneo. Benché non sia stato facile trovarlo, tuttavia, senza il Marocco, il mondo dell'intelligenza artificiale, in particolare del deep learning, sarebbe stato decisamente diverso. Joshua Bengio, informatico canadese nato a Parigi che insieme a Yann LeCun e Geoffrey Hinton si è beccato il Turing Award qualche anno fa. Per chi non lo sapesse, il Turing Award è l'equivalente informatico del premio Nobel. Sì, lo sappiamo, Hinton si è pure beccato il premio Nobel, quello vero, in particolare il premio Nobel per la fisica, ma quella è tutt'altra storia che non vorrei aprire perché oramai tutti hanno detto di tutto. Tranne le cose giuste. Però vabbè, andiamo avanti. Sì, lo so, cosa state pensando? Canadese, nato a Parigi, quindi francese, e cosa ha a che fare Joshua Bengio col Marocco? I suoi genitori erano marocchini e negli anni 60 si sono spostati in Francia. Lui e suo fratello Semi Bengio hanno vissuto per un breve periodo anche in Marocco, mentre suo padre svolgeva il servizio militare. Quindi, perfetto, abbiamo capito che il Marocco ci ha donato qualcosa di importante per quanto riguarda il deep learning, ma in particolare, quali sono stati i contributi alla storia dell'informatica di Joshua Bengio? In primis, l'uso di modelli probabilistici nella rete neurale. In particolare, vi ricordate quello che dicevo in questo video? Ecco, lui. Inoltre, Joshua Bengio è l'ultimo autore nell'articolo che ha introdotto al mondo le reti neurali generative avversarie. E per chi non lo sapesse, di solito, almeno nel mondo dell'informatica, ma anche quello dell'ingegneria da quel che so, l'ultimo autore di un articolo è quello che ha gestito tutto, quindi ha la sua importanza. Per farla breve, un modello di questo tipo è precursore dei diffusion model. Per chi non lo sapesse, con i diffusion model si possono creare questo genere di immagini. Le GAN, questo è l'acronimo inglese di Generative Adversarial Networks, sono state introdotte circa 8 anni fa, ma comunque le GAN furono una rivoluzione nel campo. E quindi ringraziamo il Marocco per averci dato Joshua Bengio, o meglio, i suoi genitori.
qui passiamo adesso alla seconda parte del video, come mi sono trovato in Marocco e in particolare come mi sono trovato a Marrakech. Male. Non è un posto in cui tornerei di nuovo, comunque non tornerei di sicuro con i miei soldi, meno male che quello che ho fatto era un viaggio di lavoro e quindi non pagavo io. Sebbene l'ho considerato un luogo relativamente sicuro, io per esempio mi addentravo nelle vie delle strade anche di sera e non mi è successo nulla, quello che è stata la mia esperienza negativa è la mentalità della gente, in particolare dei venditori, quindi dei negozianti e dei tassisti, che è quella che a tutti i costi ti vogliono fregare. Devi contrattare sul prezzo su tutto, ognuno vuole a più parti qualsiasi cosa e insistere che non ti serve niente è molto difficile. Ma io sono un degno avversario. Poi si inventano qualsiasi storia e cavolata per far colpo su di te. Faccio un esempio. Ricordo mentre passeggiavo nella Medina questo tizio che aveva capito in qualche modo che io fossi italiano e diceva, mi ha approcciato e mi diceva che aveva lavorato nei giardini vaticani. Sì, certo, e io sono Geppetto. A un certo punto insiste che mi vuole portare da qualche genere di posto, da qualche parte. Io ovviamente dico che con lui non sarei andato da nessuna parte, però lui insiste che mi avrebbe fatto vedere la Marrakech bella, ma io dico no, guarda, devo tornare in hotel. Lui dice no, ci vorrà solo un minuto. Capisce che non c'è niente da fare e mi lascia un bigliettino. Questo bigliettino era il bigliettino di un'attività, un'attività commerciale, che purtroppo l'ho buttato, sarebbe stato bello invece tenermelo così ve lo facevo vedere, ed era questa attività un luogo dove si facevano massaggi vegani. Ora non so bene cosa siano i massaggi vegani, ma avevo capito che la Marrakech bella che il tipo voleva far vedere avrebbe avuto a che fare con l'happy ending e io non sono quel genere di viaggiatore. Quindi se andate in Marocco non fatevi infinocchiare, ci proveranno in tutti i modi per appiopparvi qualsiasi cosa. E inoltre, quando voi dovete partire dal Marocco per tornarvene a casa, andate in aeroporto almeno 3 ore prima. E non sto scherzando, non è la classica cosa andare all'aeroporto 2 ore prima, minimo 3 ore. Anche se non avete bagagli da imbarcare, dovete comunque necessariamente recarvi all'imbarco del check-in. Ma prima di arrivare là, bisogna fare una fila prima di entrare in aeroporto per passare dei controlli di sicurezza che stanno proprio all'ingresso. È una cosa tipica per questo genere di stati, mi è successo diverse volte. Quindi fai questa fila, 20 minuti. Poi fai la fila al banco check-in obbligatoria. Non ha importanza se tu non hai bagagli da imbarcare, altri 30 minuti. Poi fai la fila al controllo di sicurezza, altra mezz'ora. Fila al controllo passaporto, che nel mio caso è stato 20 minuti, ma sono stato fortunato. E poi, per non farci togliere nulla, al gate ti perquisiscono. Sono contento alla fine di aver collezionato un nuovo timbro sul mio passaporto, ma no grazie, non voglio ripetere questa esperienza, quindi non credo di ritornarci, ma comunque non di ritornarci nel breve termine. E questo è tutto per oggi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa idea, di questo format, lasciandomi ovviamente qui sotto nei commenti quello che pensate, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!